LBT, il Large Binocular Telescope, un gigante con due specchi primari da oltre 8 metri di diametro ciascuno, installato su Mount Graham in Arizona, ma per un quarto italiano, l'Istituto Nazionale di Astrofisica ne possiede infatti il 25%, LBT, dicevamo, è quest'anno fra i protagonisti del Festival della Scienza di Genova, in corso nel capoluogo Ligure fino a domenica 2 novembre. A lui e ai suoi 20 anni è stata dedicata una conferenza che si è tenuta sabato scorso, intitolata Il più grande telescopio del mondo, 20 anni di LBT, un gioiello di tecnologia italiana, e una mostra fotografica del visual artist Renato Cerisola, Specchi di stelle, uomini, donne e tecnologie del Large Binocular Telescope, al piano nobile di Palazzo Ducale in Piazza Matteotti. Questa mostra qui al Festival di Genova della Scienza è un'occasione per mostrare a tutti quanti come funziona uno dei più grandi telescopi al mondo, il Large Binocular Telescope, che è situato in Arizona a 3.000 e oltre metri di altezza. E l'idea è nata dal fatto banalmente che c'è l'anniversario dei primi 20 anni di funzionamento e soprattutto la mostra vuole essere un tributo alle persone che in Italia, negli Stati Uniti, in Germania hanno lavorato in tutti questi anni per rendere il telescopio una delle attrezzature scientifiche più ad avanguardia del mondo. E per questo la storia di LBT è raccontata in questi pannelli, dove si vedono certe volte come era una volta e come è oggi. Vedete la struttura straordinariamente complessa del telescopio, la particolarità è unico al mondo LBT per i suoi due grandi specchi che lavorano come un binocolo, ognuno dei quali è largo quasi 8,5 metri, quindi è una struttura, diciamo, al pari dei più grandi telescopi al mondo, e come vedete tutta la struttura è riempita di sensori e di strumenti che possono studiare gli oggetti celesti in tante maniere. E la storia e le caratteristiche del telescopio sono raccontate nella mostra. Spendo un altro minuto per dire che il cuore tecnologico di LBT sono gli specchi secondari adattivi che sono stati inventati in Italia e che servono a compensare tutte le aberrazioni, tutte le schifezze introdotte dall'atmosfera. Quindi sono in grado di far funzionare il telescopio come se fosse letteralmente fuori dall'atmosfera e di restituire alle immagini la nitidezza che avrebbero se non ci fosse l'atmosfera. Questo qui è l'esploso di proprio questo specchio. Lo specchio vero e proprio è la parte inferiore, la parte sotto è riflettente, tutti questi magnetini permanenti entrano dentro queste aperture e quindi non ci devono essere grani di polvere, quindi viene fatto dentro una camera pulita e degli attuatori con dei magneti, elettromagneti che tirano e spingono in modo da deformare la superficie dello specchio in modo da compensare le distorsioni introdotte dall'atmosfera. L'altro grande aspetto che dà interesse e valore è proprio il lavoro degli uomini e anche in questo caso ciò che contraddistingue chi lavora in questo ambito, come comunque nei grandi ambiti di scienza, è una grande passione che si traduce anche in grande emozione, in un lavoro che magari va avanti per tanti anni e che poi dopo, quando prende compimento, uno può anche perdere il percorso che ha fatto, il tempo che ci ha dedicato. E soprattutto al pubblico, a chi non conosce, è ben difficile trasmettere appunto la passione e l'emozione che ci sta dietro. Spesso l'immagine è fredda, l'immagine di documentazione è di per sé stessa un'immagine che dà giustizia ma non rende l'emozione. In questo caso vedere le persone, a quel punto, cioè, forse la mia idea è stata quella di siccome si lavora sulle stelle, cioè queste persone sono comunque nel buio e lavorano cercando le stelle, guardando le stelle, allora nel buio più totale una lucina da trekking come unica fonte di luce, e gli sguardi, gli occhi, le posture delle persone sono venute fuori in maniera estremamente naturale. L'ultima cosa che volevo far presente è un modo insolito di vedere il telescopio. Ricordiamoci che i telescopi si muovono e quindi in queste foto, le ultime fatte appunto dal fotografo Renato Cerisola, si è divertito a immortalare il telescopio mentre si muoveva e questi giganti di acciaio
e alluminio si muovono a grande velocità per seguire gli oggetti in cielo e per puntare da una parte a un'altra. Quindi immaginate una struttura di 800 tonnellate che si muove in meno di 60 secondi da un punto all'altro del cielo. Se volete vedere meglio, venite a Genova e vedete questa mostra. Grazie a tutti quanti.